questo termine così caratteristico per i musei è anche un termine capace, un territorio di discipline che ci permette di costruire tantissimo per i musei scientifici. E nella nozione comune, i musei naturalistici sono dei luoghi fatti per l'esposizione e fatti per il pubblico che guarda l'esposizione. Oltre all'esposizione che è appunto fatta di materiali naturali o della loro contestualizzazione, a volte però ci si dimentica che il museo è un grande archivio di diversità, e questo archivio basato sulle collezioni naturalistiche è un patrimonio per lo studio e per la documentazione. Si basa su collezioni che sono accumulate nel tempo e quindi la dimensione spaziale da dove vengono queste collezioni, temporale, di quando sono queste collezioni, ci permettono di dare due coordinate molto forti per poter impostare degli studi che nel definire gli assetti naturali del passato ci danno di nuovo le coordinate per proiettare delle aspettative per il futuro. Quindi i musei sono luoghi di conservazione, ma sono dei luoghi, dei laboratori di previsioni, di modellizzazione del futuro. Il senso delle collezioni di biodiversità, in verità possiamo estendere questo concetto alla diversità del mondo minerale, del mondo dei fossili, ma è cambiato qualcosa nel modo di fare raccolta da parte dei musei. Se noi guardiamo la loro storia, recente per certi versi, perché se andiamo dietro di un secolo e mezzo, tutto quello che possiamo fare per gran parte dei nostri musei, soprattutto in Italia, scopriamo che all'inizio viveva un senso di attenzione alla raccolta abbastanza indifferenziato. Era prevalente la capacità e la voglia di documentare la diversità a livello planetario. Poi c'erano gli specialisti, coloro che erano specialisti di determinate specie. Insomma, questo insieme dove la dimensione locale era abbastanza secondaria. Però eravamo prima della primavera verde, prima della sensibilità locale, prima della nascita dei piani paesistici, dei piani urbanistici, della consapevolezza che anche il territorio naturale va gestito così come va gestito il piano urbanistico di una città. Ecco che un grande potenziale dei musei sta emergendo negli ultimi 20 anni, perché la loro capacità di documentare attraverso la conoscenza degli oggetti naturali che poi vanno a arricchire le collezioni diventa anche il modo di dare il nome ai tipi di ambiente, ai tipi di habitat. Riesce a creare appunto modelli e capacità di impostare su base documentale modi di leggere il paesaggio e modi di progettare il paesaggio. Negli ultimi 20 anni i musei sono diventati forti alleati dei pianificatori ambientali, delle politiche ambientali locali, perché sono diventati gli strumenti migliori, i loro specialisti si intende, per interpretare il territorio e dare delle indicazioni sulla sua conservazione. Noi sappiamo che il senso di appartenenza, la cura nei confronti di qualcosa, passa attraverso la consapevolezza e la conoscenza. Noi abbiamo attenzione al patrimonio storico, al patrimonio culturale, perché lo conosciamo, lo abbiamo fatto nostro, fa parte della nostra identità culturale. Ecco che anche la dimensione paesistica, la dimensione naturale, la biodiversità, se conosciuta, fa parte di un senso di consapevolezza e il cittadino prova per queste dimensioni un senso di proprietà, di appropriazione e quindi di tutela e conservazione. Il nostro ruolo educativo dei musei quindi è fondamentale, perché non solo ci permette di conoscere e quindi declinare in termini esperti anche decisioni relative alla conservazione, ma tutto il ruolo educativo da noi svolto serve a creare cittadini consapevoli che permette queste decisioni di conservazione diventino non gestite attraverso ordinamenti e legislazioni, ma attraverso i comportamenti delle persone.